Siamo in Piazza della Seta a San Leucio per raccogliere l'appello del comitato I Borghi del Belvedere, comitato che da ormai 2 anni sta conducendo un'autentica battaglia civile contro le emissioni ad origine prodotte dalla Conti 3 Plastic Division, ubicata qui praticamente nel cuore del centro storico leuciano. Con noi c'è uno dei membri del comitato, Lara Del Vecchio. A cui innanzitutto chiedo in che modo, quando è stata instaurata questa fabbrica, che tipo di disagi ha recato alla popolazione leuciana? Allora, la fabbrica, per quello che sappiamo noi, si è insediata nei primi mesi del 2016. Già dall'estate di quell'anno si sono iniziati ad avere i primi, diciamo, disagi per la popolazione. Disagi che risiedevano nel fatto che nell'area del borgo di San Leucio si diffondevano degli odori molto forti che la popolazione identificava come puzza di plastica bruciata. Questa, diciamo, è una definizione che dà la gente del posto, senza avere ovviamente una valenza tecnica, però subito, diciamo, la vivibilità del borgo è diventata molto difficile per questa cosa, che può sembrare una sciocchezza, invece è una cosa che incide molto sulla qualità della vita, perché raccontavano i miei concittadini che non potevano aprire la finestra nonostante fosse estate, perché insomma sentivano questi odori molto forti e molto fastidiosi, addirittura con persone che avevano lacrimazione agli occhi, bruciore alla gola, senso di vomito, quindi una, diciamo, un fastidio non leggero e non così, non era possibile sottovalutarlo. Altri disagi poi si sono aggiunti quando si vede che la produzione si è incrementata e quindi si sono iniziate ad avere soste prolungate di tir molto lunghi nella Piazza della Seta, che è la piazza che poi accoglie anche i turisti che arrivano. È una piazza che fa parte del borgo come sito UNESCO, quindi la situazione di vedere in un sito UNESCO, in un posto dove devono arrivare migliaia di turisti più volte al giorno, dei tir parcheggiati o dei tir che dovevano fare manovre, tir molto lunghi e molto ingombranti, anche, devo dire la verità, poco, diciamo, adatti proprio ad un posto come questo, erano un altro disagio che poi si è rivelato anche un disagio sulla sicurezza, perché questi tir per manovrare qui in questa piazza, che come vedete è anche una piazza dove parcheggiano auto, parcheggiano bus anche se non si dovrebbe, hanno generato anche problemi di sicurezza, di vivibilità, di veramente un grosso disagio. Questi sono due degli aspetti, diciamo, legati a questo problema di questa fabbrica che sta qui, e che sicuramente non è, diciamo, un pettegolezzo. Sappiamo per certo che produce dei pezzi di plastica termoformata, quindi modificata ad alte temperature, per delle ditte che producono auto, quindi producono delle parti di automobili che vengono create con alte temperature che fondono la plastica. È stato negli anni anche, diciamo, condotta un'analisi sull'opportunità e sulla legittimità delle autorizzazioni che ha questa fabbrica, analisi che non ha ancora portato a esiti definitivi, quindi io non mi esprimo su questo. Certo è che al di là di tutto, al di là della legittimità o della, diciamo, legalità della presenza di questa fabbrica qui, il dubbio è quello dell'opportunità, cioè a noi rimane questa domanda: ma è opportuno che una fabbrica che dovrebbe stare in una zona Asia, a cui auguriamo tutto il bene, nel senso che la produzione gli auguriamo che sia sempre, sempre di più, però sarebbe opportuno che la sua attività fosse svolta, secondo noi, secondo il buon senso del cittadino comune e non altro, in una zona Asia, in una zona dove normalmente anche per legge vengono localizzate questi tipi di aziende. Tra l'altro ricordiamo che un tempo l'area di San Leucio era famosa celebre per la salubrità. Giusto per dare una nota storica, Ferdinando di Borbone, che ha creato la colonia di San Leucio,
portò qui suo figlio Carlo Tito, si chiamava, un bimbo di 3 anni che aveva il tifo, lo portò qui affinché, diciamo, la salubrità dell'aria potesse aiutare la guarigione. Ma questo non volendo, diciamo, arrivare al 1700... Facendo esempi più recenti, un tempo i casertani qui venivano, portavano qui a curare i figli i malati, bambini, per sì, tutti. Sì, quindi... sì, bravo. Quindi, ecco, voi avete avuto anche, tra l'altro, dei tavoli tecnici in regione. Sì, è stata fatta una regione. Qual è stato il responso dalle istituzioni? L'esito dell'epoca di questa riunione che facemmo con la Commissione Terra dei Fuochi fu quella che si sarebbe dovuto andare a fondo sulla eventuale nocività delle emissioni della fabbrica e anche sulla legalità. Purtroppo non è andata avanti questa. L'ARPAC ha fatto diciamo che questa richiesta di verifiche sta andando avanti molto lentamente e con scarsi risultati. Noi come comitato abbiamo fatto un esposto a vari tutti gli enti coinvolti, dalla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, al Prefetto, al Comune di Caserta, a tutti gli enti coinvolti. Giusto per dirvi, manca l'UNESCO semplicemente perché noi cittadini di San Leucio abbiamo talmente, diciamo, a cuore il patrimonio che viviamo e che vorremmo che fosse visitato da più gente possibile, per cui non vorremmo, tra virgolette, porre all'attenzione dell'UNESCO questa questione proprio per evitare che invece si potessero fare valutazioni in senso negativo proprio sul borgo. Detto tra di noi, insomma, temiamo che l'UNESCO possa interessarsi all'argomento e magari, se non si riesce a trovare una soluzione con la fabbrica, possa in qualche modo mettere in dubbio la legittimità della nomina come patrimonio UNESCO. Quindi per ora ancora non abbiamo coinvolto l'UNESCO, però se passa tempo e vediamo che il degrado cresce sempre di più, perché poi il problema di San Leucio è la fabbrica, ma è anche un degrado costante e quasi irrefrenabile, magari mettiamo in mezzo anche l'UNESCO. Quali sono i prossimi step del comitato? I prossimi posti a porre fine a questo scempio? Allora, noi siamo veramente, in questo momento stiamo aspettando gli esiti dell'esposto che abbiamo fatto, quindi speriamo, l'esposto è di ottobre del 2017, stiamo aspettando qualche esito, diciamo, che ci possa, diciamo, dare qualche speranza, almeno sulla verifica dell'opportunità della presenza di questa fabbrica in questo posto. Quindi per ora siamo in una fase di attesa, stiamo aspettando, diciamo, qualche riscontro dell'esposto.